Si è concluso in questo momento un minuto di silenzio dedicato al signor Tommaso Antonelli, presidente della Stella Azzurra Roma, che è venuto a mancare. Strette condoglianze alla famiglia da parte di tutti noi e dallo staff di Team Sebastiani. Amici ascoltatori della Team Sebastiani, benvenuti sul nostro canale, dove vi stiamo trasmettendo le immagini della gara di basket valevole per il campionato di Serie B, Girone C. Le squadre di oggi saranno l'Ecol Pidiense e Porto Sant'Elpidio, che oggi gioca in casa con la maglia blu, contro la Stella Azzurra Roma, che gioca in maglia bianca. Andiamo ora a presentare le formazioni. Partiamo dalla squadra di casa con il numero 4 Torresi, numero 5 Centanni, numero 6 Fabi, numero 7 Martinelli, numero 8 Viozzi, numero 10 Boffini, numero 13 Salvatori, numero 16 Romani, capitano della squadra, numero 31 Vallasciani, numero 34 De Leo, coach Schiavi Marco. Passiamo alla sua avversaria, Stella Azzurra Roma, numero 4 Buscaglione, capitano della squadra, numero 6 da campo, numero 9 Savoldelli, numero 10 La Torre, numero 12 Radonic, numero 13 Pongetti, numero 16 Fallù, numero 18 Guariglia, numero 21 Bucarelli e numero 25 Cacace. Capoallenatore Santini. I direttori di gara oggi sono Bernardi di Venafro e Guarino di Campobasso. A commentare oggi la partita ci sono, come sempre, Gianluca Sebastiani e Mirko Giulietti. Buonasera, buonasera Gianluca. Torniamo ora in partita. Le colpi di Enze si è portata a più 4 contro la Stella Azzurra Roma. Cerca di attaccare e poi viene fermato il gioco con un fallo del numero 31 Vallasciani. Ricordiamo anche che alle foto e video ci sono gli operatori della Twin Sebastiani. Ora rimessa in attacco fatta dal numero 10 La Torre, poi scarico per il numero 6 che nel momento del tiro pesta la linea e quindi palla persa per la Stella Azzurra Roma. Cerca di attaccare Porto Sant'Elpidio con Vallasciani, poi La Torre commette fallo sul numero 31. È andato a portare pressione all'uomo con la palla, il difensore della Stella Azzurra, per evitare un passaggio facile per Boffini, che era pronto ad uscire sfruttando i blocchi che i compagni gli avevano portato, e quindi
è arrivato il fallo. Poi diciamo anche che La Torre è stato definito il miglior giocatore classe 97 d'Italia. Sì, diciamo che un po' tutti quanti i giovani giocatori della Stella Azzurra sono dei prospetti futuribili e La Torre sicuramente tra questi spicca per tutto: doti fisiche, atletiche, tecnica, e non per niente comunque, come hai appena detto tu, è considerato il miglior classe 97 d'Italia. Già si parla per lui di qualche osservatore NBA già che gli ha messo gli occhi addosso. È chiaro che sicuramente il futuro sarà roseo per questo giocatore e glielo auguriamo. Rimette la palla il numero 10 della Stella Azzurra. Difesa zona. Ancora La Torre, cerca di attaccare, ferma no. Il palleggio, si trova in difficoltà, poi trova un suo compagno che sbaglia il tiro, rimbalzo di Fabi. Sono stato tratto in inganno, mi sembrava una difesa zona, invece i giocatori hanno seguito i loro uomini in attacco, quindi era solamente una difesa uomo. Ancora palla a Fabi. Vediamo che cosa si inventa. Tiro da tre punti, che va! Matteo Fabi! Tre punti per lui e porta la sua squadra a 7 contro gli 0 punti della Stella Azzurra Roma. Partita molto forte, la Colpidiense sta cercando soprattutto in difesa di stringere bene le maglie per creare tiri difficili per gli avversari, e poi per adesso le cose in attacco stanno funzionando e quindi giusto il parziale per i giocatori in maglia blu. Ancora Matteo Fabi da tre punti, 2 su 2 per il numero 6 della Colpidiense. E arriva il minuto di sospensione da parte della Stella Azzurra Roma, che ci vuole proprio. Partito molto forte Matteo Fabi, 8 punti per lui in questi primi minuti di gara. L'entrata poco fa in uno contro uno con l'appoggio al ferro e queste due triple arrivate consecutivamente in queste due azioni. Chiaramente arriva prontissimo il time out della Stella Azzurra, perché 10 punti sono tanti presi in così poco tempo, soprattutto visto che i giocatori in maglia bianca ancora non sono riusciti a mettere a segno un canestro. Nella classifica le due squadre sono le Colpidiense al 7° posto insieme a Pallacanestro Giulianova, mentre Stella Azzurra Roma è al 14° e ultimo posto con 2 punti, con una partita vinta. Sì, è naturale comunque che oggi i favori del pronostico siano tutti per la squadra di casa, ma come ben sappiamo nella pallacanestro non bisogna mai dare nulla per scontato, soprattutto vista la giovane età di questi ragazzi, che se da un lato peccheranno sicuramente di qualche inesperienza, dall'altro lato hanno come grande vantaggio la grande voglia e l'intensità che inevitabilmente la gioventù comporta, oltre comunque al fatto del ritorno in maglia Stella Azzurra di La Torre, di cui parlavamo poco tempo fa, che è reduce dall'esperienza in Lega 2 Gold con la maglia di Veroli, che aveva stretto una collaborazione proprio con la società romana. E terminata questa esperienza, quindi la Stella Azzurra ha preferito riportarselo a casa in quella che probabilmente sarà, credo, per lui l'ultima esperienza in maglia Stella Azzurra, appunto, visto che, come abbiamo già più volte accennato in precedenza, sicuramente questo giocatore sta aspettando la sua occasione in categorie molto superiori alla Serie B. Cambio da parte dei coach Schiavi, entra Centani al posto del numero 6 Fabi. Rimessa in attacco dal fondo per le Colpidiense. Palla Boffini, arriva Romani per il blocco, cerca l'uno contro uno, Francesco Boffini che sbilancia il suo difensore e poi si prende la tripla.
con molta facilità. Incredibile, incredibile, con una serie di finte è riuscito a disorientare clamorosamente il proprio difensore, che ha perso anche l'equilibrio. E poi Francesco si è alzato per quella che per lui è un'esecuzione molto semplice, un tiro da tre punti piazzato con ampio spazio a disposizione, e inevitabile il canestro. È arrivato anche il primo fallo di De Leo. Rimessa per la Stella Azzurra Roma. L'arbitro vede un altro fallo, questa volta di Vallasciani. Avrà le mani molto piene stasera Marco Vallasciani, perché contenere la torre sicuramente non sarà un compito semplice per nessuno, e quindi anche per lui. È entrato Riccardo Salvatore a posto di Vallasciani. Intanto c'è l'attacco di La Torre. Poi arriva il primo canestro con Radonic. 13-2. Coach Schiavi che ha dato da subito fiducia al giovane Salvatori, che è entrato in questa prima metà di primo quarto, reduce anche lui da qualche acciacco fisico, ma che sembra passato. Altro fallo questa volta da parte della Stella Azzurra Roma, fallo del numero 13 Poncetti. Riceve Romani, spalla a canestro contro Poncetti. Tiro che non va. Può ripartire la Stella Azzurra Roma. Da campo. Cerca di penetrare. Poi Porto Sant'Elpido chiude. Da campo vede il suo compagno fuori dall'area di tre punti. Bucarelli. C'è dentro il numero 12. Scarico per Bucarelli ancora. Tiro troppo corto, recupera il rimbalzo della Torre. Ancora il numero 10 che attacca, poi scarico per Poncetti. Altro tiro che non va da tre punti, però la palla è sempre della Stella Azzurra Roma. E poi alla fine finalizza l'azione La Torre con tre punti. Passa tutto dalle sue mani, l'uno contro uno che si è giocato prima aveva provocato uno spacco in mezzo alla difesa in maglia azzurra e ha creato molto spazio per il suo compagno di squadra, che ha potuto tirare indisturbato da tre punti, ma ha sbagliato il tiro, e quindi poi La Torre si è ripreso la palla e è riuscito a segnare. Intanto qui vediamo una grandissima azione delle colpidienze chiusa da Salvatori, che mette a segno una tripla molto, molto importante. Ancora La Torre, tiro difficile, però lui riesce a metterlo. Ora palla a Cent'anni. Riceve Boffini, poi De Leo. Cent'anni, ancora De Leo in post basso. C'è Boffini dall'altra parte a tre punti, deve tirare allo scadere 24 secondi, però De Leo viene lasciato libero, recupera il rimbalzo, poi cerca di innalzarsi, però voleva il fallo, ma l'arbitro non l'ha reclamato. E poi arriva il tiro di da campo, che non tocca neanche il ferro, ma bravo a prendere il rimbalzo La Torre e a far ricominciare la sua squadra. Da tre punti La Torre, anche con la mano di Riccardo Salvatori, riesce a realizzare. Finora miglior realizzatore della sua squadra. Miglior marcatore. È inevitabile, si prende molti tiri, perché giustamente è sicuramente il terminale offensivo numero uno per la squadra, nonché, come abbiamo già più volte detto, miglior giocatore. E sarà importante più che altro evitare che segnino gli altri, perché i punti che segnerà La Torre saranno sicuri, non si potrà cercare di limitarlo, ma sicuramente fermarlo sarà impossibile. Altra sospensione questa volta chiesta dalle colpidienze.
si è ricucito un po' lo svantaggio la Stella Azzurra Roma sotto le azioni di questi a causa di queste ultime azioni, soprattutto grazie alla torre, poi qualche disattenzione magari di troppo in difesa, e quindi coach Schiavi ha voluto ragionarci su un attimo e mettere a punto le cose. Finisce il minuto di sospensione e vediamo anche in campo che è entrato Diego Torresi al posto entrato di De Leo. Torresi, sì, per Peppe De Leo in questa chiusura di primo quarto. Palla alla Stella Azzurra Roma. La Torre, spalla a canestro. Arriva il raddoppio. Altri due punti per la Stella Azzurra Roma. Romani, Boffini cerca di penetrare, poi scarica per Romani, tiro troppo corto. Bravo Mirko Romani ad allargarsi dopo il blocco, un tiro ad alta qualità che però purtroppo per la colpidenza non è entrato. Anche Radonjić cerca di andare a canestro ma non ci riesce. Ora palla Francesco Boffini. Si ferma il gioco, fallo del numero 12, scusate, del numero 21 Buccarelli, che commette il suo secondo fallo. Poi per posto del Pio esce Francesco Buffini, entra Matteo Fabi. Cerca di smarcarsi Fabi, riesce, riceve Romani, vede dall'altra parte Centanni che la dà a Salvatore, ancora Centanni da tre punti, non realizza. Torresi combatte al rimbalzo, lo prende però poi scivola la palla, così parte il contropiede della Stella Azzurra Roma. Ci prova il numero 25 a tre punti, tiro che non entra. Hanno alzato molto l'intensità difensiva i giocatori romani e hanno messo molto in difficoltà l'attacco dell'Equo Pidiense in questi ultimi minuti, e ciò comunque ha fruttato per la Stella Azzurra qualche punto in più e qualche difesa forte che ha impedito di segnare l'Equo Pidiense. Ecco spiegato il mini parziale messo a segno dai romani che li riporta a contatto. L'Azzurra ancora in attacco, scarico, il tiro ancora che non va, 16 a 12. Ora va Lasciani per Torresi, cerca di girarsi sul fondo, poi si alza per tirare però c'è il fallo. Due tiri liberi per il numero 4. Altro cambio per Porto Sant'Elpidio, esce Valasciani, entra il numero 34 De Leo. Si prepara Diego Torresi dalla lunetta, realizza il primo. Due su due per il numero 4. La Torre contro De Leo, si gioca all'isolamento in uno contro uno.
fa un tiro allo scadere, la Torre non riesce a buttarla dentro e finisce il primo quarto tra l'Ecol Pidiense, Porto Sant'Elpidio, la Stella Azzurra Roma. E Porto Sant'Elpidio conduce la gara con 18 punti contro 12 dell'avversaria.